Ciao ragazzi, benvenuti nuovamente sul mio canale. Allora, oggi che cosa abbiamo qua in questa bellissima scatoletta? O busta, meglio chiamarla. Faccio vedere anche i codici nel caso dovesse servire a qualcuno. Allora, oggi vi voglio parlare dell'importanza di queste staffe antivibranti per quanto riguarda i freni della nostra macchina. Allora, io vi voglio parlare da ignorante, me lo dico da solo. Perché diciamo che non ho mai pensato che una roba del genere potesse generare, diciamo, un problema, mettiamola così. Praticamente che cosa è successo? Da quando ho comprato la macchina, diciamo che ho avuto negli avvallamenti, quando si trovavano dossi o altro, si sentiva un piccolo rumorino. Sinceramente pensavo all'usura della macchina, magari a qualche braccetto, qualcosa che magari potesse dare magari questo tipo di inconveniente. Il problema si è presentato quando sono andato a sostituire dischi e pastiglie, che avete visto il video e magari ve lo linko qui in alto per chi volesse andare a fare questo lavoro sulla Volvo V50. E mi sono accorto che dal lato guida, cioè dalla parte sinistra, arrivava un rumore sempre più forte, specialmente quando, diciamo, prendevo gli avvallamenti. Questa cosa mi ha allarmato parecchio perché, sinceramente, prima di fare la sostituzione di dischi e pastiglie, cioè lo riscontravo, ma non così forte. Cioè, si sentiva proprio qualcosa vibrare, sbattere. E sinceramente, ho pensato magari di aver montato male qualcosa. Sono andato a ricontrollare tutto quanto e non ho riscontrato nulla di anomalo, se non che mancava sulla parte sinistra questa staffetta qui, che non è altro che funge da molla, diciamo, per tenere ferma, diciamo, la pinza. E l'ho trovata saltata, quindi probabilmente chi ha fatto il lavoro prima di me, probabilmente l'ha montata di fretta, l'avrà montata male, e quindi questa con il tempo è saltata via. Non ci ho dato molto peso, sinceramente, però vedendo che il rumore aumentava ogni volta che, appunto, prendevo i dossi, ho visto che, appunto, questo problema qua, cioè, c'era. Quindi, appena ho avuto un attimo di tempo, cosa ho fatto? Sono andato sotto la macchina, ho controllato tutto quello che potevo controllare, braccetti e compagnia bella, se avessero problemi, vibrazioni e quant'altro, e non ho trovato nulla. Se non che mi sono accorto che la pinza del lato sinistro, dove mancava questa staffetta, muovendola con forza, praticamente vibrava, cioè vibrava. E ripeto, penso che il problema sia solamente questa staffetta, semplicemente da inserire, perché facendo la prova, poi smontando la ruota al lato passeggero, la pinza non vibrava. Mentre invece questa qui, proprio muovendola proprio con forza, con due mani in questo modo, si sentiva proprio che generava appunto rumore. Quindi con 2 euro e qualcosa ho comprato due staffette, che te ne danno due in dotazione, non se ne può comprare una, vabbè, ma il prezzo è veramente ridicolo. Ho comprato queste due staffettine qua. Adesso niente, l'andrò a montare. Voglio vedere, appunto, se risolvo il problema. Comunque, adesso niente, andiamo a vedere. Vi faccio vedere come si monta in modo corretto, in modo tale che non vi salti più. Se nel caso vi è successo anche a voi o vi succederà anche a voi, almeno sapete come funziona. Niente, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Andiamo a vedere come si fa e poi dopo trarremo le conclusioni finali. Ok ragazzi, eccoci qui. Come vedete, vi mostro, diciamo, quello che succede. Praticamente, vedete che, non so se si vede, adesso vabbè, non si vede, ma avevo già fatto le prove. Vedete? Sentite? Sentite come si muove la pinza? Cioè, non è un problema, però, comunque, questo lavoro non lo deve fare. Quindi adesso vi mostro come si sostituiscono queste per fare un lavoro fatto bene, nel senso che non ci capiti più un problema del genere. Allora, inserite questa parte prima in questo foro, perché deve andare la parte più dietro, deve andare a battere contro questa, e dall'altra parte inserite questa parte qua in questo modo, così, e poi dobbiamo andare a inserire dentro al foro. Dovete giocarci un pochino, non è difficile, ma dovete cercare di far sì che
onda da molla, ecco, in questo modo. Quindi spingetela bene, in modo tale che questa, guardate, non si muove più. Allora, perché tante volte capita che queste molle, diciamo, perché alla fine sono delle molle, cioè funziona la molla, guardate, non si muove più. Ah, mi raccomando una cosa, ricordatevi sempre la valletta e clic, prima di fare questi lavori, lavorate in sicurezza. Succede perché tanti meccanici, magari per la fretta o altro, le montano così e magari questa con le vibrazioni, pim, salta fuori. Quindi che cosa andiamo a fare? Prendiamo un martello come questo e semplicemente andiamo ad inserirle bene dentro i fori fino a che non sono entrate completamente, perché vedete, altrimenti guardate questa sta già saltando fuori. Quindi voi non fate altro che inserirla completamente dentro il foro bene e andate a picchiettarla. Se vedete che col martello non funziona, inserite anche un cacciavite e gli date una bella botta, in modo tale che questa qui non si muove più. Guardate, adesso sto muovendo con tutta la forza che ho, non si sente più rumore. Quindi penso di aver risolto il mio problema, che magari, come è capitato a me, poteva sembrare un braccetto, una qualunque cosa, invece semplicemente una stupidata come questa vi può far prendere delle preoccupazioni. Tutto qua. Vabbè, comunque avete visto che è molto semplice la cosa. Ok, io per sicurezza con un cacciavite e faccio questa operazione. Uno, due. Vedete che sta rientrando, non so se si vede, ma sta rientrando di nuovo nella sua sede, in modo tale che non abbiamo più problemi e questa non ci salterà più fuori. Ok, uno e due, perfetto, è entrata perfettamente, non si muove più e il lavoro è finito. Ok, qui abbiamo terminato la cosa. Adesso vado a rimontare la ruota, stringo con dinamometrica e abbiamo finito, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora, come avete visto, operazione veramente molto semplice. Alzate la macchina con un click, mettete un cavalletto, togliete la ruota, sostituite la staffa come vi ho fatto vedere. Qua vi giro, nel caso vogliate prendere il codice di quest'auto, per chi volesse andarsi a comprare appunto il ricambio. Sulla Volvo V50 dal 2004 al 2012, se non sbaglio, dovrebbero essere tutti uguali gli impianti frenanti. Questo è un impianto frenante ATE, comunque giusto per essere completi nella spiegazione. Comunque, allora, come avete visto, operazione molto semplice, molto veloce. Allora, vi dico, sono andato a testare la macchina e non ho più riscontrato problemi. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima è che quando la cosa mi ha fatto pensare e riflettere è stata perché quando ero su magari un dosso e frenavo, il problema non si sentiva. Quindi ho pensato che potesse essere qualcosa inerente appunto all'impianto frenante. E il problema sono queste staffe, che se ve ne salta una, la pinza, anche se non si stacca, comunque vibra. Si chiamano staffe antivibranti apposta per questo motivo qui. Adesso la pinza è ben ferma e non ho più nessun rumore sulla macchina. La macchina è silenziosissima, perfetta. Ho risolto con 2,50 € di pezzo, quindi pensate un po' alla spesa. Però niente, ci tenevo a fare appunto questo video perché secondo me è una cosa importante ed è giusto saperla per noi appassionati che non siamo meccanici. È giusto sapere questa cosa qua. Magari possiamo pensare che sia un problema magari da 200 euro, o magari se troviamo magari il meccanico disonesto, che purtroppo ci sono tanti meccanici bravi e onesti, ma ce ne sono tanti altri disonesti che magari ci dicono che hanno cambiato questo e quest'altro, e in realtà magari è una stupidata come questa, con 2,50 euro risolvete. E quindi io mi sono anche fatto una domanda
perché quando ho preso la macchina in frenata vibrava forte, e quindi dopo la sostituzione dei dischi e delle pastiglie questo problema è completamente scomparso. Però non vorrei, magari non c'entra niente, magari è solamente l'usura, quindi non voglio esagerare, ma non vorrei che questa staffetta maledetta, magari facendo vibrare la pinza e facendola frenare diciamo in maniera magari storta, con il tempo non vorrei che mi abbia pian piano stortato appunto i dischi, il disco, anche magari solamente uno. E quindi non avendo magari una frenata lineare come deve essere, magari muovendosi un po' avanti, muovendosi un po' indietro appena appena, non vorrei che magari col tempo mi abbia piegato il disco. È un'ipotesi, è un'ipotesi, però potrebbe anche essere una cosa fattibile. Comunque ragazzi, spero che questo video venga apprezzato. Comunque magari dateci sempre un'occhiata a queste staffe che sono montate su tantissime macchine, anche Alfa, Fiat, eccetera eccetera, si trovano spesso. Quindi state attenti a queste staffette, controllatele sempre. Se avete i freni a disco con una pila potete anche controllare che siano montate, di non avere problemi. E se sentite appunto qualche rumore, ripeto, potrebbe esservi saltata una di queste e magari vi genera un rumore che magari vi fa pensare ad altro, quando invece potrebbe essere una stupidata. Ok ragazzi, il video finisce qui, vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un bel like come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i video. Ciao ragazzi, alla prossima!